Buongiorno. Il crollo dell'evoluzionismo. La molecola del DNA, il crollo dell'evoluzionismo. Perché studiando la molecola del DNA si assiste al crollo dell'evoluzionismo? Una molecola chiamata RNA, acido ribonucleico, somiglia molto a un filamento singolo di DNA. Ma in realtà presenta delle differenze. La sua funzione è quella di raccogliere le informazioni codificate nel gene. L'RNA raccoglie questa informazione mentre si trova all'interno della macchina enzimatica, dopodiché esce dal nucleo e si dirige verso un dei ribosomi, dove tali informazioni saranno impiegate per sintetizzare una proteina. Guardando questa dimostrazione, rimaniamo sbalorditi. Siamo molto colpiti sia dal museo che dalla genialità di chi ha ideato e costruito queste macchine. Ma immaginate, l'intero museo, con tutto ciò che contiene, fosse in movimento, dando una dimostrazione della migliaia e migliaia di processi che avvengono simultaneamente nella cellula umana. Sarebbe davvero uno spettacolo stupefacente. Eppure, pensate, in questo preciso momento, in alcuni dei 6.000 miliardi di cellule che compongono il nostro corpo sono in azione macchine tanto minuscole, quanto complesse che svolgono tutte queste attività. Il nostro DNA viene letto, fornendo le istruzioni per sintetizzare le centinaia di migliaia di diverse proteine che compongono il vostro corpo. I suoi enzimi, tessuti, organi. Nello stesso tempo il vostro DNA è sottoposto a copiatura e correzione affinché ogni nuova cellula abbia a disposizione una copia esatta di queste istruzioni. Cosa ne pensate? Dove conduce l'evidenza? Immaginate di trovare una sala computer nel cuore di una fabbrica. Il computer usa un complesso software che gestisce ogni attività produttiva della fabbrica. Non solo, il software invia costantemente istruzioni per la costruzione e la manutenzione di tutti i macchinari. Il PIU fa copie di se stesso, le controlla per rettificarne gli errori. A quale costo? Conclusione vi potrebbe l'evidenza. Pensereste che il computer e il software si siano creati da soli o che siano stati prodotti da menti razionali intelligenti? L'evidenza dei fatti è inequivocabile. Arrivederci.